Fiamme nell'agro nocerino sarnese con due incendi che hanno causato panico e distruzione. Ad Angri, un garage di Parco San Giacomo è stato avvolto dalle fiamme ieri sera prima delle 22. Il rogo si è poi esteso a parte dello stabile. L'alta temperatura ha recato danni ai piani superiori, costringendo all'evacuazione l'intero appartamento a causa del cedimento del solaio. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per domare l'incendio, ma i danni sono stati ingenti. A causare il rogo pare il malfunzionamento di un elettrodomestico che ha preso fuoco. Fortunatamente non risultano feriti. Sarebbe invece di origine dolosa l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha interessato un distributore di carburante alla periferia di Scafati in via Sant'Antonio Abate, rischiando di innescare una catastrofe di proporzioni enormi. Le fiamme sono divampate nell'area di servizio di Contrada Cappelle, distruggendo il gabbiotto, e poi si sono estese alla pensilina di copertura delle colonnine di carburante. Il rogo era stato segnalato in piena notte. Gli inquirenti hanno raccolto le immagini di una telecamera di videosorveglianza, grazie alle quali sarebbero stati raccolti alcuni elementi utili alle indagini. Si lavora infatti sulle sagome di due persone che, in sella ad uno scooter, si sarebbero avvicinate al gabbiotto della struttura per poi andare via. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, anche in questo caso, ha permesso di evitare che il fuoco si propagasse alle colonnine di carburante. Tuttavia, l'area è stata completamente distrutta, con danni stimati in migliaia di euro.